Ciao ragazzi, oggi vi presentiamo la Trek Powerfly FS. Appena tirata fuori dalla scatola abbiamo visto che è una bicicletta con una linea un po' inconsueta. Che tipo di bicicletta è? Ha 100 mm di escursione al posteriore, 120 mm all'anteriore e ruote 29 tassellate. Quindi la bicicletta fondamentalmente è una bicicletta da trail, è una mountain bike che però si presta bene anche per un utilizzo, diciamo, cittadino. Non a caso il telaio è anche predisposto attraverso questi fori sul telaio e anche sulla forcella per appunto ospitare magari dei portapacchi o anche dei parafanghi che vedete per esempio al posteriore già di serie. È una bicicletta che nel momento in cui invece andiamo nello sterrato dovete ben avere in mente che tipo di sentieri andrete ad affrontare, perché chiaramente non è una bicicletta molto specialistica, non è una bicicletta da enduro, ma potete comunque permettervi di affrontare, diciamo, qualsiasi genere di single track senza cercare appunto cose troppo estreme, perché ha un'impostazione e anche, diciamo, un'impostazione comoda e che permette anche di avere confidenza, perché l'anteriore è molto alto, quindi permette appunto di sentirsi ben dentro la bicicletta, ma non troppo aggressiva per quanto riguarda le geometrie. È una geometria che invece permette appunto di avere confidenza sin dai primi metri e, diciamo, avere maneggevolezza per quanto riguarda la bicicletta. Il prezzo di 5.639 euro è giustificato in parte dal fatto che comunque abbiamo un allestimento di tutto rispetto con trasmissione e freni Shimano a 4 pistoni e la trasmissione è appunto sempre Shimano, con in questo caso adesso vedete l'SLX perché abbiamo avuto, diciamo, qualche problema durante il test con l'XT. Oltre a questi, i dettagli del telaio sono gli stessi dell'alto di gamma di Trek, quindi abbiamo il passaggio interno dei cavi, le protezioni per quanto riguarda il motore e anche per batticatena, è tutto al suo posto. Il motore è il Bosch di generazione 5, il CX, con batteria da 625 Wh. In questa versione la Powerfly ha una grande efficienza per quanto riguarda la pedalata. Questo permette appunto di pensare, di poter programmare giri molto lunghi per quanto riguarda sia chilometri che dislivello, perché è una bicicletta appunto pensata per, diciamo, sentieri un po' più scorrevoli anche. È una bicicletta che consigliamo diciamo a chi sì, magari la può utilizzare anche per spostamenti cittadini, per andare al lavoro, ma senza dover comprare una bicicletta molto specialistica, poterla utilizzare anche per il weekend, per affrontare magari appunto un'escursione in montagna. Per ulteriori dettagli vi invito a leggere l'articolo linkato nella descrizione. Non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!